apposta per la Pasqua. Ecco perché questo Gospel in Classic è dedicato proprio, e infatti è a tutti gli effetti definibile come un concerto di Pasqua. Ma a chi dobbiamo questo? Lo dobbiamo ad un'associazione molto speciale, il cui nome è ARCE, che è il braccio esecutivo, diciamo, di aiuto fisico, sociale, di una chiesa cristiana evangelica dal nome Oikos. Nasce nel 1996 col desiderio di dare un aiuto concreto a chi ha bisogno. Quindi un aiuto sociale, assistenza sociosanitaria. In questo quindicennio si sono occupati vivamente sia di dare da mangiare a dei bambini indiani, sia con il banco alimentare di sfamare le famiglie che sono, diciamo, nel bisogno. Ma l'ARCE nasce anche con l'obiettivo, con il desiderio profondo di essere un input, un aiuto, una promozione culturale di eventi. Eventi di tipo artistico, appunto, culturale, come quello di questa sera. Sarà l'inizio di una serie di eventi. Vi anticipo che il prossimo maggio, molto bello, sarà un concerto per bambini. E l'obiettivo, anche dentro la cultura però, è quello di diffondere l'etica cristiana, su cui assolutamente questo tipo di associazione fonda interamente le radici. Quindi contro ogni forma ovviamente di ingiustizia, di settorializzazione, di tutto quello che può andare contro i principi etici della parola di Dio. Quindi che meraviglia avere anche questo tipo di associazione, un onlus, quindi non a fine di lucro, che vogliono sia nel sociale concretamente, perché l'amore è concreto. Un famoso teologo ha detto: il verbo amare è un verbo, non è un sostantivo, e quindi l'amore è concreto, se no non è amore. Non c'è niente di più falso che credere che l'amore sia qualcosa di teorico, come ci fanno vedere dei falsi film sentimentalissimi sul fatto che l'amore è questo prendi e molla di sentimenti. Non c'è niente di più concreto dell'amore, e loro lo hanno voluto mettere in pratica con questa associazione, sia appunto nel sociale che a livello culturale. Quindi il desiderio loro è che questa sera voi vi godiate il desiderio del loro cuore di prendere parte di questa iniziativa, di ricevere una persona molto speciale. Questa serata si chiama Gospel in Classic perché Gospel, come penso voi sappiate, è la parola, diciamo, americana e inglese, insomma, per indicare il Vangelo. Il Vangelo è contenuto nella Bibbia, e infatti gran parte dei brani che verranno eseguiti questa sera sono ispirati al Salmo 18. Non so chi di voi l'ha letto, ma è bellissimo, è un salmo che Davide scrive dopo una grande liberazione che lui ha avuto dai suoi nemici, ed è pieno di gratitudine. E il compositore, che poi vi presenterò, ha avuto nel cuore, soprattutto negli ultimi 2 anni, proprio di ispirare le proprie musiche anche a brani e meditazioni che sono nate dal contatto con la parola di Dio. Ma non ci sarà solo questo, ci saranno anche brani che si alterneranno, uno anche con l'intervento della splendida voce di sua moglie Viola, tratti sia da atmosfere più crepuscolari, familiari, intimistiche, sia anche rivisitando dei brani, diciamo, di musica cristiana classica. Quindi è con un grande, veramente, onore che voglio presentarvi questa sera la persona e il compositore David Fontanesi, che, pensate, ha iniziato a studiare molto giovane, aveva solo 13 anni, ha espresso questa passione per la musica che poi, diciamo, ha portato avanti studiando in diverse accademie d'Italia, tra cui quella veramente molto prestigiosa di Siena, dove si diploma come compositore. Prosegue e perfeziona, come ogni buon compositore musicista, anche in altre accademie d'Italia, nel Mantovano, nel Bresciano, mi diceva, e adesso sono già usciti con la Sonzogno, pensate, delle composizioni da camera e sinfoniche completamente a suo nome. Io credo che sia veramente un onore poter avere qui questa sera. Vorrei che lo cogliessimo con un grande applauso. David, come on.
La relazione d'amore per eccellenza che sicuramente ha inciso e cambiato la sua vita. Allora ho detto, Davide, anziché solo fare un intermezzo canonico, gli ho proposto se potevo chiedergli di testimoniarmi in maniera così molto personale che cosa l'ha portato alla fede cristiana, come è successo. Io vengo da una famiglia di tradizione cattolica, una famiglia normale, nel senso il 99% delle famiglie italiane. Poi però quando ho avuto 19-20 anni ho cominciato a fare dei sogni profetici che mi hanno fatto capire che nonostante io fossi battezzato, fossi all'interno di una determinata chiesa, fossi anche una persona che cercava di essere religiosa, no? Di seguire i precetti, ero destinato all'inferno perché comunque non avevo sperimentato la grazia di Dio, non avevo accolto la salvezza di Cristo nel mio cuore. E così poi attraverso peregrinaggi sia nel rinnovamento carismatico cattolico che presso altre realtà, sono poi approdato sempre attraverso questi sogni profetici che avevo ad una famiglia spirituale, ecco, chiamiamola così, nella quale ho ritrovato la mia dimensione di fede, nella quale mi sento realizzato e sento di aver trovato finalmente un luogo dove Dio è presente e dove Dio continua a parlare al cuore degli uomini nonostante sia morto sulla croce 2000 anni fa. Io, questo in breve è la mia esperienza di vita cristiana. Se parlassi thank you.
siete l'amore, è benevolo, l'amore non invidia, l'amore non si vanta, l'amore non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, perché non cerca il proprio interesse, non si rasprisce, non addebita mai il male, non gode dell'ingiustizia. Thank you.
so di parlare per il cuore di chi ha organizzato questo. Il loro sogno è quello che questa sera abbiamo potuto insieme, con un unico cuore, sapere e conoscere che esistono artisti che sono stati toccati da questo Gesù meraviglioso, che questo Gesù meraviglioso è morto per noi. Che cosa meravigliosa avere sempre fame di conoscere sempre di più ogni giorno questo mistero d'amore che dissete i nostri cuori. Chiudiamo con una preghiera, se volete, questa serata. Chiudiamo i nostri occhi. Signore, Tu sei qui. Abbiamo sentito e vissuto queste Tue solenne parole. Tu ami così profondamente ognuno qui, di un amore così vero, così genuino, così sano. Io Ti prego questa sera di sanare i cuori, che ognuno di noi possa uscire da questo luogo rinnovato dentro, per chi già Ti ha conosciuto e per chi ancora non Ti ha conosciuto. Noi vogliamo di più di Te, vogliamo conoscerti di più, abbiamo sete di conoscere di più chi Tu sei, il Tuo amore, per incarnarlo poi gli uni per gli altri. Grazie perché Tu Ti sei manifestato anche questa sera. E in questo silenzio puoi entrare nei nostri cuori e darci ancora di più del Tuo amore. Questa serata è per Te, tutto questo è per Te, è per Te. Io sento forte, forte nel mio cuore che quello che Dio vuole in qualche modo ricordarci e spronarci questa sera è che Lui è vivo e ha perdonato i nostri peccati. Lui ci ha formati, ci ha costituiti eredi, ci ha glorificati in Lui e vuole che viviamo ogni respiro della nostra vita in Lui e vuole sanare tutti quei cuori che in qualche modo a volte sono afflitti da sensi di colpa, si sentono lontani. Non c'è niente di più grande di quel sangue. Quindi mi rivolgo a noi che siamo già credenti e a chi non è credente, se noi davvero di cuore ci rivolgiamo a Lui chiedendo il perdono dei peccati, di entrare nel nostro cuore, di fare la differenza, la nostra vita cambierà, perché quel sacrificio è molto più grande di qualsiasi colpa. Grazie Dio perché togli i pesi dalle spalle di chiunque qui e dai un nuovo alito di vita per chi ancora non Ti conosce, papà. Chiunque non avesse ancora apertamente fatto una preghiera che lo invitasse, può solo dire: Signore Gesù, io Ti apro il mio cuore, Tu sei qui, io scelgo di darti i miei peccati, scelgo di togliere ogni senso di colpa, scelgo di venire a Te e di entrare nel mio cuore. Io credo in Te, credo che sei morto su quella croce, fai la differenza. Lui lo fa. E per chi è già credente, chiedere a Dio: basta così così, voglio 100, voglio darmi totalmente al Tuo sacrificio su quella croce, voglio di più di Te. La vita cristiana è quella più bella mai sognata, vivere ogni istante in comunione con questo meraviglioso Dio. Grazie Padre, nel nome di Gesù. Che meraviglia che Lui è qua, vi ama, vuole fare la differenza. Quante altre meravigliose iniziative prende questa associazione. E poi voglio ovviamente onorare chi ha permesso tutto questo, in primis il pastore Paolo Montecchi, è stato il papà fondatore di tutto questo, tutto nasce, tutto questo è nato dal suo cuore, lui ha fondato questa associazione, quindi è il papà spirituale di tutto questo, che ha permesso questa serata e dal cui cuore è nato questa, insomma, questo desiderio di fondare questa associazione. Il maestro ovviamente Davide Fontanese.
chiaramente magari noi non lo vediamo perché dietro le quinte, ma è importante forse molto più di noi che siamo stati qui perché ha permesso questo. Vogliamo ringraziare Fabiola Montecchi, Federica Crespi.